Volevo parlarvi di questo progetto che mi sta molto a cuore. In questo periodo ho un po' il sospetto che la maggior parte degli infortuni avvengono nelle PMI, ma soprattutto nelle microaziende. Al giorno d'oggi la maggior parte delle grandi aziende hanno dei sistemi atti a mitigare il problema degli infortuni. Tante volte vengo chiamato in multinazionali per andare ad implementare il protocollo BBS in situazioni già ampiamente positive. Il problema sono le microaziende, ma anche le piccole, che non si possono permettere, sia per questioni di tempo che per questioni di budget, un protocollo BBS. Utilizzando i fondi interprofessionali, ma soprattutto utilizzando il principio di Pareto, sono riuscito a costruire un protocollo BBS Slim per le microaziende, ma soprattutto ha dei costi molto contenuti. Una delle aziende in cui ho applicato il protocollo è Radius, una piccola metalmeccanica. In questo progetto ho coinvolto tutti i lavoratori con cui ho costruito il protocollo, ho costruito la checklist di sicurezza comportamentale, con loro l'ho validata e tutti sono stati formati per essere osservatori. Quindi davano feedback e rinforzavano i propri colleghi. Sono state effettuate ben 1130 checklist con questi ottimi risultati. Come vedete, l'utilizzo corretto delle attrezzature è molto migliorato, ma soprattutto andiamo a vedere per quanto riguarda l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Anche in questo caso, in poco più del 60% siamo arrivati a oltre il 95%, ma soprattutto lo stiamo mantenendo. Ma la cosa che mi fa più piacere, oltre ai dati quantitativi, è la percezione differente che si ha della sicurezza in azienda. Mi sono commosso quando ho saputo che Maurizio, quello che sta stappando la bottiglia, che è anche l'RLS di Radius, durante un corso di formazione di aggiornamento RLS, si è alzato davanti a tutti e ha raccontato il progetto a tutti i loro colleghi, facendogli capire quanto era funzionale, ma soprattutto quanto aveva coinvolto tutti gli altri lavoratori e come era cambiato il modo di percepire la sicurezza. Diciamo che avevamo portato la cultura della sicurezza in azienda. Ho fatto un corso valido come aggiornamento RSVP per dare a tutti i miei colleghi gli strumenti per poter andare ad implementare un protocollo BBS anche nelle microaziende. Alla fine da solo non posso farcela con tutte. Solo insieme possiamo vincere questa guerra, vincendo in ogni azienda la battaglia per la cultura della sicurezza.